Ciao a tutti e benvenuti ancora una volta su Cinema Graffiti, video unboxing per l'ultimo arrivo da Raro Film Studios, ovvero Amadeus. Parliamo della quinta uscita per la collana 7 Edition. Lo ripeto ancora una volta per chi non conoscesse questa collana e per chi magari non avesse visto i miei video precedenti, la collana 7 Edition richiama i sette peccati capitali, col titolo Amadeus. Troviamo appunto l'invidia. Questi box si presentano come sempre molto molto bene. La grafica mi è piaciuta veramente tanto, ma così come di fatto ho promosso sotto il punto di vista estetico un po' tutte queste grafiche appartenenti a questa collana. Il film, diciamo, di per sé non si discute, è un capolavoro diretto da Milos Forman, uno dei più grandi registi contemporanei. Detto questo, direi non perdiamo altro tempo, ci spostiamo per scoprire insieme il contenuto di questo box. Ed ecco la parte frontale del nostro bellissimo box. E come di fatto già accennato, ho apprezzato tantissimo questa composizione grafica. Come sempre abbiamo un effetto soft touch, come vediamo una base opaca con vari dettagli lucidi e in rilievo. Come spero si possa capire da questo video, vediamo appunto come i vari simboli, Raro Film, Warner e tutti questi dettagli delle note musicali risultano in rilievo. Davvero molto bello al tatto. Come potete vedere, una realizzazione, un artwork molto molto curata. Vediamo qui il titolo sulla costa, appunto Amadeus, con questa tinta rossa molto molto bella. Qui vediamo appunto il numero 5 perché, come ho anticipato, questa è la quinta uscita della collana 7 Edition. Vediamo qui sul retro, anche qui diciamo questa texture di sfondo rossa con le note musicali, molto molto bella, mantenendo sempre appunto il dettaglio del rilievo e del lucido sulla base opaca. Qui una bellissima citazione di Oscar Wilde, appunto Invidia, 7 Edition, alcune immagini del film e qui il dettaglio delle varie tracce audio, sia nel disco Blu-ray che nel disco DVD. Diciamo che questa è un'edizione combo che appunto contiene il film in formato Blu-ray e DVD. Davvero un'ottima realizzazione. E vediamo qui la proposta appunto di questa costa con i tasti del pianoforte che, come potete vedere, sono in rilievo. Davvero un ottimo effetto al tatto. Molto bello questo dettaglio davvero. Per chi ama appunto la cura dei vari particolari, queste edizioni sono sicuramente apprezzate e sono sicuramente edizioni suggestive, edizioni importanti da collezione. A questo punto andiamo ad aprire il box e vediamo il contenuto. Apertura magnetica. E qui appunto all'interno abbiamo i due dischi più il nostro contenuto extra cartaceo e, come sempre, l'immancabile pizza contenente il numero di coppia. La mia appunto è la 430 di 500, un gadget sempre molto molto apprezzato, è appunto il segno distintivo di queste 7 Edition. Vediamo ora nel dettaglio tutto il contenuto. Ho delicatamente rimosso i dischi proprio per farvi vedere anche questa immagine appunto interna. E qui abbiamo, come sempre, la citazione che cerco, ok, di mettere a fuoco, con sempre appunto l'effetto rilievo.
qui ottima citazione, questo appunto il box. Passiamo alla nostra carpetta che contiene poi tutto l'extra cartaceo. Vi mostro anche qui i vari dettagli di questa carpetta, anche qui troviamo appunto queste scritte loghi in rilievo, anche qui un'ottima immagine. Vediamo anche qui sul retro. Carpetta fatta veramente molto bene. Andiamo ad aprire delicatamente. Andiamo poi ad osservare il contenuto. Qui abbiamo un piccolo booklet. Vi mostro prima l'artwork appunto nel suo intero, che riprende appunto quella del box. Qui vediamo alcune note e immagini del film in un piccolo booklet fotografico. Un gadget sicuramente che si apprezza e che arricchisce l'edizione. A questo punto troviamo le nostre cartoline, come sempre il poster, all'interno di questa bustina protettiva. Quindi non abbiamo una comune fascetta di carta, ma una bustina trasparente. Anche questo è un dettaglio, insomma, che si fa notare. Partiamo appunto con le cartoline. Troviamo, come sempre, base opaca con dettagli lucidi. Secondo me è un ottimo modo di stampare, davvero un ottimo effetto visivo. Questa appunto la prima. Passiamo alla seconda. La terza. Con i nostri appunto personaggi del film. E poi la quarta ed ultima cartolina. Concludiamo gli extra cartacei con l'immancabile poster. Poster che richiama appunto l'iconica locandina del film. E questo va appunto a completare l'edizione. Facendo l'ormai consueto riepilogo, abbiamo appunto il poster, quattro cartoline conservate in una busta protettiva. Poi abbiamo un booklet, la nostra carpetta che contiene tutto l'extra cartaceo, il tutto all'interno del nostro bellissimo box. A questo punto ci possiamo ancora spostare per tutte le mie considerazioni finali. Questa collana 7 Edition secondo me ha ben poco che può essere criticato. È un altro prodotto costruito benissimo. È davvero un altro cofanetto che arricchisce la mia collezione. Di fatto, se non avete visto anche le precedenti edizioni, vi consiglio di recuperarvi i miei vecchi video, perché ho unboxato tutte queste 7 Edition. Nello specifico caso vi posso dire che Amadeus è un film che merita di essere visto, e magari appunto, se non avete acquistato le altre iniziative di questa 7 Edition, potete partire magari appunto col film Amadeus. Qui sotto nelle info del video vi lascerò il link al gruppo di Raro Film Studios e anche il link in cui potete acquistare il film. Vi ricordo che questa edizione è in vendita al prezzo di 55 euro. Secondo me è un prezzo assolutamente accessibile per un'edizione di questo tipo, così ben composta, considerando che è una coppia numerata in 500 esemplari. Secondo me, insomma, è un'edizione che assolutamente vale il prezzo, e di fatto è un pezzo che, come dicevo, arricchisce e non di poco le nostre collezioni. Detto questo, scrivetemi qui sotto nei commenti qualsiasi vostra opinione e considerazione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Mi raccomando, se ancora non lo fate, iscrivetevi al mio canale, perché io sempre cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo al mio prossimo video. Good afternoon, good evening.